Signori, buongiorno e bentornati nella quarta stagione del canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Come oramai da tradizione, cominciamo l'anno parlando di quella che è la filosofia che sta dietro l'arte del masteraggio, prima di passare ad argomenti più pratici. E credetemi, quest'anno di pratica ne faremo fin troppa. L'anno scorso, con il primo video della stagione, abbiamo parlato di quanto sia importante per un master acquisire esperienza diretta per rendersi conto di quali siano i propri punti di forza, quali siano le proprie debolezze, cosa gli viene bene, cosa gli risulta più difficile. In pratica, di lavorare con la propria testa e andare avanti da soli per acquisire esperienza il più velocemente possibile. Però da quel video è passato un anno e quell'ipotetico master principiante che l'ha visto un anno fa, adesso ha un anno di esperienza di masteraggio accumulata alle spalle. È giunto quindi il momento di passare al livello successivo. Nel mondo del GDR c'è sempre stata un'idea romanticizzata del master come di un nerdone occhialuto che in uno scantinato in mezzo a pile di libri crea le sue storie, il suo mondo in assoluto isolamento, come se fosse lo stregone preso a piene mani dall'immaginario fantasy. È un trope talmente diffuso che anche nei film, nei telefilm, quando si rappresentano i giocatori di ruolo, li si rappresenta come un gruppo di ragazzini chiusi in uno scantinato e socialmente isolati dal resto della popolazione, che probabilmente giocano di ruolo in full cosplay per via di motivi. Ovviamente nel gioco di ruolo moderno cose del genere non esistono più. Tutte le persone sono interconnesse tra di loro e i giocatori stessi sono interconnessi tra di loro. Già solo il fatto che voi siete qui a guardare questo video lo dimostra. Molto probabilmente siete arrivati su questo video perché avete trovato il link su qualche forum, su qualche gruppo, o vi è apparso nei consigliati di YouTube dopo che avete visto il video di qualcun altro che parla di gioco di ruolo, o una volta finito di questo video andrete a vedere qualche altro video di qualcun altro, magari dall'altra parte del mondo. Ma nella realtà non è mai stato così. Il gioco di ruolo è nato praticamente in contemporanea con la nascita di internet, ma anche prima esistevano mailing list e circoli di Wargamer, e come abbiamo visto proprio nel video sulla nascita di Dungeons & Dragons, il primo gioco di ruolo, il gioco non sarebbe proprio esistito se due dei primissimi game designer non fossero stati in contatto per lettera tra di loro. Come sempre vi lascio il link qua in alto se dovete andarlo a recuperare. Comunque, ora che siamo nell'era della comunicazione globale e della rete in ogni parte del mondo, una volta finito di scambiarci foto di gatti e insultare degli estranei per delle idee politiche confuse, è il momento di usare la rete per imparare dalle esperienze degli altri e soprattutto condividere le proprie esperienze in modo che vengano analizzati dalla mente globale. L'idea di imparare da quello che dicono gli altri probabilmente è per tutti abbastanza scontata. D'altra parte, non stareste qui a guardare un video su come migliorare come master se non siete convinti che questo vi serva a migliorare come master. Però molto spesso si scorda quanto sia importante imparare dagli altri, ma sia altrettanto importante diffondere a propria volta quello che si è imparato. Tutta l'esperienza che avete fatto con i vostri primi tentativi di masteraggio, cercate di condividerla il più possibile. Parlate con altri master, parlate con altra gente che gioca, che magari conoscete della vostra zona, o che frequenta la stessa ludoteca che frequentate voi, la vostra stessa associazione. Soprattutto, come dico sempre, parlatene anche con il vostro stesso party, con i vostri giocatori, e vedere come loro hanno reagito, cosa loro hanno capito rispetto a voi. Soprattutto parlatene in rete. Può sembrare scontato, ma sulla rete trovate una massa di persone molto più ampia
di quella che potreste mai contattare personalmente. Non preoccupatevi del fatto che voi siete dei neofiti e che la vostra esperienza è limitata, anzi, quello è il momento migliore per andare a cercare un aiuto esterno. Parlate con altri master, sentite come loro avrebbero gestito la situazione e perché loro ritengono che voi li abbiate gestita bene o l'abbiate gestita male. Magari qualcuno vi darà un consiglio o vi spiegherà qualche nuova tecnica che potrete usare come base per partire in una vostra ricerca personale, seguendo quello che è il vostro interesse o comunque quello in cui dimostrate più abilità come master, senza dover stare ad aspettare che qualcuno vi parli o di persona o io in un video di qualcosa che ancora non sapevate. Anche perché limitandovi ad assorbire conoscenza, ma senza condividere la vostra, sicuramente imparerete un sacco di cose. Ogni volta che guardate un video del mio canale o qualunque altro canale simile al mio, probabilmente imparate qualcosa di nuovo. Però, nonostante questo aumenti le vostre conoscenze, non vi dà la possibilità di sapere quanto ancora vi manca da imparare, che in realtà è la parte più importante e che è il punto centrale della condivisione. Cercare appunto di capire quanto le nostre conoscenze sono inadeguate alla situazione che stiamo andando a gestire. Io però so che cosa vi blocca dal condividere la vostra esperienza sulla rete. Internet è un postaccio pieno di brutte persone che non aspettano altro di trollare a morte un povero neofita al primo errore di valutazione che abbia fatto. Quindi, per esorcizzare questo genere di paure, la cosa migliore da fare è la terapia d'urto. Abbiamo quindi con noi oggi Mirto Musci, che è il troll più cattivo che potete trovare sul gruppo più cattivo dell'intera rete, Pathfinder GDR Italia. Benvenuto tra noi. Ciao a tutti, sono Flagello dei Nabbi 87 e sono il vostro co-ospite su questo canale. Grazie a Master Kai di avermi dato l'occasione di chiarire un paio di cose in questo video. Allora, io e i miei amici non siamo delle persone a cui piace umiliare, piace torturare gli altri, piace farli sentire inferiori in luce della nostra conoscenza superiore. Ok, forse questo un pochettino, però seriamente. Noi non siamo qui perché vogliamo fare i fenomeni, ok? Vogliamo anzi creare una community in cui semplicemente si vive meglio e si impara a giocare giochi di ruolo in maniera che ci diverta tutti. Però ammetto che qualche volta diciamo che potrebbe essermi scappata. A volte proprio me le tirano. Volevo leggere alcuni messaggi che mi sono arrivati sul gruppo per farti capire quella che dovrebbe essere la reazione giusta e quella che in realtà a volte mi scappa. Allora, messaggio numero uno. Ci scrive Andrea e ci dice: buon salve, già partiamo malissimo. Buon salve, amici. Sto giocando un ladro caotico neutrale, ovviamente. Ovviamente, caro Andrea, caro, potevi giocare. E voglio capire come poter derubare il paladino del mio gruppo senza farmi scoprire. Caro Andrea, vorrei farti una domanda, ma tu lo sai che il rogue in realtà in originale non significa ladro, ma forse meglio vagabondo, canaglia, furfante? Ed è una traduzione sbagliata che viene dagli anni Ottanta. Ora, non tutti i furfanti rubano, ma specialmente non tutti i furfanti rubano i propri amici. E poi direi che se vai a rubare al paladino del gruppo, dopo 30 anni che giochi, davvero è ancora divertente? Dopo la prima, la seconda, la terza volta? Ecco, facciamo così, Andrea. Quando arriverai ai 50 anni, sono sicuro che tu sarai quel classico tipo di persona che di fronte alla commessa che è al supermercato ti passa l'articolo e bip, il terzo invece non bippa, farà l'ennesima volta la battuta: ah, questo è gratis! No, Andrea, non è mai gratis. Ok, secondo messaggio. Ci scrive Veronica. Stellina, scoiattolo, razzo. Cuore. Ok? Build di Giapposuke Nerdomoto livello 20 PLZ. Allora, cara Veronica, ciao,
Io spero che tu ci abbia salutato, però ti ricordo che non parlo l'emoticonese pittogrammatico e quindi non ho capito bene che cosa tu volessi dire. Avrei due domande per te. Domanda numero uno: chi diavolo è Zappusuke Nerdomoto? E due: perché pensi che qualcuno nel gruppo abbia idea di chi sia Zappusuke Nerdomoto? Anzi, ti aggiungo anche una terza domanda. Se chiedi una build di 20° livello, potresti gentilmente spiegarci un po' meglio qualcosa? Guarda, ho un'idea. Andiamolo a cercare Zappusuke Nerdomoto, così ti rispondo con completezza. No, scusami. Veronica, ma sei seria? Zappusuke Nerdomoto è un anime di serie B rinnegato dal suo stesso autore in una seconda stesura, ritrasmesso sulla televisione russa in una sola stagione nel 1984. Veronica, ma stai bene? Veronica, facciamo una bella cosa. Elfi, nani, elfling, guerrieri, maghi, concentriamoci su questo e all'anime ci arriviamo dopo. Ding! Guarda, è appena arrivato un messaggio. Caro Mirto, vorrei chiedere il tuo aiuto per dirimere una annosa questione che attanaglia il mio master. Michelangelo, bravo, innanzitutto col linguaggio sei partito molto bene, sei educato e sei andato subito al punto. Bravo! Vedi, questa è la classica persona a cui va risposto con un lungo messaggio chiaro, preciso ed educato. Ora che esce la seconda edizione di Pathfinder, anche aggiornato, lo posso usare col corpo vitale in carica. Sembra che ci sia qualche problema di connessione. Diciamo che a questo punto è meglio finirla qui. Se vogliamo trovare una morale della favola, diciamo che l'importanza del confrontare contemporaneamente tutto quello che il master singolo scopre con quello che hanno scoperto tutti gli altri master in questo discorso collettivo che avviene in rete, anche se può portare a dei pericoli, si riprenderà di sicuro, non vi preoccupate, comunque è utile, come utile in qualunque altro campo. La ricerca scientifica funziona in questo modo, anche tutte le altre forme di ricerca artistica si basano sul confronto costante tra vari artisti e varie scuole di pensiero. Quindi non abbiate paura, anche se qualcuno vi insulterà, comunque la cosa vi renderà un master migliore e quindi prima o poi smetteranno di farlo. Diciamo che per questo video è tutto. Voglio ringraziare Mirto Musci, uno degli admin di Pathfinder GDR Italia, che si è prestato a questa scenetta. Sì, Mirto Musci ha una faccia, è veramente lui quello che avete visto. Passate sul loro gruppo a salutarvelo, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Voglio sapere da voi come fate a acquisire nuove informazioni, a condividere le informazioni che scoprite. Scrivetemelo nei commenti qui sotto, senza contare che un video in cui vi esorto a condividere le vostre esperienze, scrivere qualcosa è praticamente doveroso. Se non volete perdervi i prossimi video, schiacciate sul tasto della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.